Oggi giocheremo a nascondino all'aeroporto di Milano Malpensa. Avete 20 minuti per nascondervi. 3, 2, 1. Si parte? Via. Ciao, ciao, ci vediamo. Non li troveremo mai, però. Ora a parte scherzi, no? C'è qualcuno che vuole partire, fare un viaggio. Fai un viaggio, parti te, va bene? Vai, prendi un biglietto di quello che ti pare. Unica cosa ti chiedo, vedi che ci sta un ritorno. Speriamo. Io mi sto cagando addosso, cioè io ho paura che ci arrestano oggi, giuro. Anch'io. Il nostro nascondiglio non è un nascondiglio. È più che un nascondiglio. Come si può chiamare? Una truffa d'identità. Adesso mi sto dirigendo verso le partenze. Vado a chiedere se posso andare da qualche parte. Per i voli low cost, quindi devo vedere là. Low cost non c'è niente di low cost. Ok. Le low cost non ci sono. Viene distinto cliccare questo pulsante. Non so dove sto andando, però siamo già a un buon punto. Forse non è così male. Dove parto? Dove sono finito? Ok, ho paura che andando tutto dritto esco dall'aeroporto e automaticamente possa perdere la challenge. Monte sta contando lì. Andrò nell'hotel dell'aeroporto a nascondermi. Io vorrei prenotare una stanza. Per una sola persona? Sì, solo per me. Ok, puoi già fare check-in adesso? Sì. Sto per entrare in ascensore, la mia stanza è la 3044. Monte, per nascondermi ha speso 260 euro. Alemontesi.com, che questi video sono un'ammazzata. Sto spendendo un sacco di soldi, però questo è altro per il content. Sono tipo in una zona abbandonata dell'aeroporto. Con una scarpa. Dovrei andare. È pieno di ragnatele. Lasciate like solo per quello che sto facendo. Ti prego, niente ragni. Ti prego. E da qui dove vado? Niente, non c'è modo per passare. Devo tornare indietro. Ti prego, esci. Vorrei cercare comunque qualcosa di migliore. Infatti, penso di aver trovato una via. Proviamo. Ho cambiato idea, ragazzi, rimarrò qui. L'unico problema è che devo cambiare outfit. Veramente, così mi beccheranno subito. Abbiamo un paio di scarpe, ovviamente prendiamo queste. Ah, raga, mi sono fatto il codino, guardate qua. Adesso cappellino. Raga, risulto irriconoscibile in questo modo. Sembro italiano. Era una battuta. Ok, abbiamo cambiato totalmente gli outfit. Adesso arriva il pezzo forte. Ciao, oh, cara, come stai? Tutto bene? Sei proprio in forma, stai proprio lontano. Sembri proprio una donna, perfetta, sei perfetta. Nessuno secondo me si aspetta questo, perché tutti hanno pensato al nascondiglio, ma noi siamo proprio qua senza nasconderci, ma con un bel travestimento. Siamo bellissime. Qui raga ci stanno un centinaio di persone, qui mi posso confondere bene. Infatti l'unica è mettersi in fila con loro e confondersi. Per forza dovrei sgranocchiare qualcosa. Alla nostra. Speriamo non mi becchino. Tempo scaduto, è il momento di entrare. Sono passati 20 minuti. Ho palesemente sottovalutato la situazione. Mi metto qui, quanti metri quadri sono? Wow. Vediamo se qua. Io controllerei dietro quei blocchi. No, ok, non c'è nessuno. Questa è una decisione difficilissima. Dall'1 all'11 e dal 12 al 24. Testa, destra e croce sinistra. Testa. Testa a destra. Destra, quindi. Andiamo a destra. Guardate, qua sotto si vede anche il parcheggio. Monte non lo vedo, quindi vuol dire che sarà già entrato. Non verrà mai a cercare in questi posti, dai. Però è molto bello l'hotel, eh. Cioè, 260 euro, non pensavo così tanto. Cioè, era meglio farsi un viaggio, regà. Dovevo andare tipo, che ne so, a Parigi, a Londra, pagavo di meno. Ma guardate quanti posti ho per nascondermi. Cioè, posso tranquillamente stare qui nel corridoio, oppure mettermi qui fuori. Proviamo ad andare ancora più su. Oh mio Dio. No, raga, qui abbiamo vinto, veramente. È pieno di ragni enormi, che schifo. Cosa cavolo c'è? Sto continuando a salire ancora piani. E in ogni piano c'è una trappola per Toby. Ma si può stare qui? No, no. Mi consiglia di scendere? No. Ok, allora scendo, va bene. Proviamo il Carrefour. Troppo piccolo. Sarebbero dovuti starti qui. Sì, bocciato. È gigantesco. Lì ci sono gli arrivi, quindi non possono essere lì. Pensavo. Allora, qui ci sono i bagni, quindi sicuramente qui non stanno. Siamo tornati indietro. Sì. Ragazzi, letteralmente non mi aspettavo anch'io un risultato così bello, così del genere. Cioè, adesso vi faccio vedere una roba. Noi siamo letteralmente qua, dove si arriva col treno al Terminal 1. Ok, il Terminal 1 è qua sopra, quindi Monte è sopra di noi. Se dovesse scendere ci dovrebbe vedere subito, ma... Cioè, guardatela. Cioè, non sembra per niente lui. Giuro, è fatto benissimo. Girati verso di là. No, vabbè, raga. No, vabbè. Qua ci sono i treni. Ma dove siamo, però? Ok, strano. Andiamo là e torniamo indietro. Fine del binario, non c'è nessuno. Vediamo di qua. Sarebbe veramente infame arrivare fino laggiù. Sì. Puoi fare la voce da femmina, per favore, che sennò mi sembri un po' ridicolo. Te ne tiro una, te ne tiro. Io vedo due parrucche palesi là dietro. Saranno loro? No, però mi sa di... Non sono loro. Bro, mi sa di no. No. Mi sa di... Riesco a capirlo, cioè sto proprio in difficoltà. Però è tipo la situazione più strana della mia vita. Proviamo? Facci la figura di me.
ancora. Te l'ho detto di non metterci qua. Però eravate in difficoltà perché siete stati lì almeno un quarto d'ora. Siamo stati i primi. Da una parte è meglio perché se ci vedevano ci arrestavano. Infatti siamo venuti qua sotto apposta. Entrare con una maschera in aeroporto si può. Complimenti, i primi due squalificati. C'è il McDonald's, saliamo subito. Molto probabilmente i ragazzi saranno là. Io sono al Mac, sto mangiando. Adesso vado a dormire. Ho deciso di dormire qua. C'è una meravigliosa vista. Netflix, il mio cuscino. E guardiamo la nostra serie preferita. Entriamo. Dai, per 290 euro non mi fate entrare. Ah, forse è il contrario, aspetta. Vabbè, niente di che, 200, vabbè, ci sta, è dell'aeroporto. Piccolo tour della stanza. Ingresso. Oh, si è spenta la luce. Ecco il bagno con una bellissima vasca OCS. Poi subito qui hai un altro armadio con la cassaforte. Fammi vedere se qualcuno si è scordato i soldi, no? Questo è il letto, una bellissima televisione. No, speravo ci fosse il balcone. Prova del letto. Comodo, adesso magari mi farò una bella dormita. Ehi, se mi sembra uno abbastanza svogliato. Primo nascondiglio che ha trovato si è nascosto. Sì. Sarà seduto da qualche parte. Sì. Secondo me è il prossimo che troveremo. La scala in cui la signora ci ha fatto il culo è stata questa. Ora proviamo ad andare sulla seconda. Io prego che non ci sia nessuno. Esattamente qua qualcuno che lavora. Io però dovrei andare su da questa parte. Ci sono tre persone che mi stanno guardando. Ok, andiamo di sopra. E non è servito comunque niente perché ci troviamo soltanto al parcheggio al piano di sopra. Tre piani, bro. Lì c'è la chiesa. Quindi andremo lì. Tutto questo è un piano solo. Ma dove siamo? Ok, qui no. Niente, non c'è nessuno. Ah, diamo un'occhiata veloce. Mi ricordo che ci sono tipo i bagni. Guarda quanto è grande. Raga, ma qua ci perdiamo, eh. Sì, sì, siamo persi. Labirinto. Ah, ok, scendiamo. E gli uffici li abbiamo fatti. Riposino 40 minuti. Ah, Barbuto è stato scioccato. Andiamo all'esplorazione. Questo è interessantissimo. Andiamo. Qui c'è la palestra. No, sono stato truffato, raga. In questo momento è chiuso, quindi non potrò andare alla spa. Albero di Natale, meeting room. Che facciamo? Un appuntamento di lavoro? Secondo tutti noi Ace è nell'area ristoro. Sì. Palesemente. Lì seduto che mangia. Esatto, noi aspetta che qualcuno lo becca. Poi l'ho trovato, l'ho trovato. È palesemente aiuto. Alle mie scarpe. Cioè. Ah, sì? Peccato, ho fatto la vita più bella di tutti quanti. Netflix. Partivi. Volevo andare. Alla fine me l'ha beccato. Ma Ace l'avete beccato ancora? No, no. Sai dov'è allora? No. Porca voglia. Vorrei davvero entrarci, ma se rimango chiuso qua sotto non può aprirmi neanche Monte. Dimmi che non è chiuso a chiave, è chiuso a chiave. Tutta quest'area l'abbiamo vista. Noi siamo venuti a destra, forse a sinistra. Ah, è vero. Mi sa che quello è un parcheggio interno, quindi andiamo a controllare. Sono quattro piani. Però un piano a testa. È un piano a testa. Un piano a testa. Sì. Giuseppe, coraggio, eh. Ritorna vivo, dai, Giuseppe. Cuore c'è freddo, copriti. Forza e coraggio, dai. Su, su. Terzo piano è mio. Se non torno, dite a mia madre che le voglio bene. E a noi, ma nemmeno quattro. Su. Oh no. Facciamo musichetta, dai. Sì, dai, bella musichetta. Se si sono nascosti qua, sono proprio degli infami. Dai, non è grandissimo. È fattibile. Sespo, fatti vedere. Stai qua, fatti vedere, Sespo. Raga, i parcheggi sono qualcosa di impressionante. Uè, devo fare tutta sta strada da solo. Se sei qua, di urla, Lo so già che è GPA. Ciao, ciao. Poi è vuoto. È vuoto qua. No, vabbè, bro, ma come faccio? Ecco, se di notte venissi qua al buio mi cagherei davvero addosso. Mi stanno venendo i brividi, non so perché. Lì potrebbe esserci qualcuno, ma lasciamo il beneficio del dubbio. Ah, sì. Pensavo di aver appena finito il parcheggio, c'è pure sta parte. Lo sapevo, ditemi che questa roba non fa paura, raga. Beh, chi ti nasconde qua? Provo ad aprire questa porta. Aspetta, raga, fa paura sta roba. Se vi servono info su com'è fatto l'aeroporto di Malpensa, raga, scrivetemi che so tutto ormai. Io, raga, non ho trovato nessuno. Allora andiamo. Risaliamo. Via dai parcheggi. Via. Ho chiamato Monte perché non mi sembrava possibile che in teori ancora non mi avessero trovato. E pensavo magari di aver sbagliato e di non aver capito bene le regole e che in realtà non si potesse andare qua. A quanto pare sì. E per fortuna l'ho detto senza farglielo capire in modo esplicito. Mi ha chiamato Ace e mi ha chiesto: ma se è sotto la struttura dell'aeroporto, ma è comunque dentro, va bene? Potrebbe essere ai binari, o comunque è un bel indizio questo. Donna, sei fortissimo. Dividiamoci. Niente, ragazzi. Niente. Merda. L'altro binario l'abbiamo fatto? Oh shit, l'ho visto. Oh, sto scappando. Ecco. Cazzo.
sta per vomitare. Quindi ha ufficialmente vinto Sesto. Diamo la bella notizia. Hai vinto. Perché? Abbiamo trovato tutti. Hai scelto il parcheggio. Guardali là, tutti gli sfigati che non mi hanno trovato. Guarda, parlano e dicono: dove sarà Sespo? Ma invece di guardare dritto per dritto, potrebbero anche alzare un attimo lo sguardo. Si allontanano sempre di più e non mi trovano. Sespo, non è tipo quello lì alla finestra, vero? Dove? Dove? Quale? Lì, quello vestito tutto di bianco. No, mi sta di no. No, raga, è ancora lì. Infatti, mi sembra strano che non sia. Cioè... È lui, è lui, è lui. Stavo... È lui. Siamo noi, siamo noi. I campioni del nascondino siamo noi. Cosa? Tanto pagamonte.